Amici sportivi, buonasera, un saluto da parte di Paolo Del Genio, benvenuti all'appuntamento con A Tutto Campo, appuntamento del mercoledì, però insomma ora la differenza tra la puntata del lunedì, del mercoledì e del venerdì sarà minima perché non c'è più la partita da commentare o la partita da presentare, ma sono tre giorni dove ci mettiamo a parlare di tutto quello che succede per quanto riguarda il Napoli, le cose che succedono sono tante, al di là che sono state due conferenze stampa con De Laurentiis protagonista e anche un po' il sottoscritto, devo dire la verità, protagonista, poi vedrete perché nella seconda parte, tutto in una maniera molto simpatica, ma divertente, libera la possibilità poi di commentare quello che è successo da parte di tutti gli osservatori. Vedrete questi due momenti con De Laurentiis protagonista, oggi Castelvolturno, ieri Città della Scienza per due iniziative, il ritiro del Trentino e un convegno medico ieri. Ritiro per Trentino, abbiamo già detto 13:26, l'avete visto nel TG, si parte e ci saranno tante belle iniziative da seguire a Di Maro, ovviamente con noi che saremo protagonisti, ma poi vi daremo tante notizie su questo, ne inizieremo a parlare anche in Attenti a quei due domani sera, sempre su Canale 8 e Canale 9 ovviamente, con me e con Carlo Alvino alle 22:45. Per quanto riguarda Tutto Campo, vi dicevo, andiamo avanti regolarmente lunedì, mercoledì e venerdì, sempre alle 20 con la replica dopo le 23, per parlare di mercato, ora per parlare tanto dell'allenatore, delle strategie del Napoli, dello stadio, di quello che volete. In questa puntata però, avendo questi due blocchi abbastanza lunghi, con De Laurentiis protagonista, tutto da ascoltare, sia il primo che il secondo blocco, all'inizio e alla fine della trasmissione avremo le telefonate, quindi per non accogliere proprio una o due telefonate, ma qualcuno in più, vi prego davvero questa sera, però rispettate quello che dico proprio alla lettera, velocissimi nei vostri interventi per accogliere più amici. Pronto, buonasera. Pronto Paolo, buonasera, sono Rosario da Pozzuoli. Ciao, buonasera a te. Ciao Paolo, no, volevo chiederti questo, le tue sensazioni dall'intervista del Presidente, no? Effettivamente tu ritieni che sia questo l'allenatore scelto, cioè parliamo di Benitez, sì. E quanti secondo te giocatori, se dovesse arrivare Benitez, quanti giocatori dell'attuale rosa resteranno nel Napoli secondo te? E quanti in effetti innesti dovrebbero intervenire per rinforzare questa squadra? Poi, un'altra due domande. Sì. Ah. Se tra questi innesti c'è Torres come attaccante... Aspetta, facciamo così, se no le dimentico. Sì. Secondo me Benitez probabilmente sarà, lo dico subito, l'allenatore del Napoli. Secondo me resteranno abbastanza calciatori, perché una rivoluzione non è prevista e non sarebbe nemmeno giusta dopo il traguardo della Champions ottenuta, però ne dovranno arrivare almeno 5 o 6 con delle caratteristiche che possono essere idonee al modulo di Benitez o anche di altri allenatori. Quindi invece di cambiarne 3, come sarebbe potuto succedere se restava Mazzarri, forse se ne dovranno cambiare 5 o 6, visto che arriva un nuovo allenatore. Torres potrebbe essere giustissimo, però non è un giocatore facile da muovere sul mercato. Poi ti volevo chiedere altre due cose veloci. Vargas, secondo te, rientra a Napoli o resterà al Gremio? Ma poi... non lo... sì. Ti rispondo botta su botta. Non lo so, io se ti devo dire la mia, per quello che ho visto finora e per qualcosina che ho visto anche quando ora è passato al Gremio, campionato brasiliano, certo più facile di quello italiano, io voglio essere sincero e dire quello che penso e sperare anche di sbagliarmi. Io non lo farei rientrare, però dico che se rientra e fa bene, sarò il primo a essere felicissimo di essermi sbagliato. Ma se per assurdo la decisione dovesse essere affidata a me, io non lo farei rientrare. E ultima domanda Paolo, chiudo, per quanto riguarda lo stadio, secondo te dalle discussioni che si sono fatte praticamente ci saranno che tipo di interventi verranno fatti e in che tempi, dovendo affrontare anche la Champions? Guarda, su questa non ti rispondo, ti saluto, sì. Ti ringrazio perché mi è venuta la stessa curiosità che è venuta a te e l'ho fatta a De Laurentiis, che dopo avermi invitato a fare quella domanda a De Magistris, però De Magistris non c'era più e non si era sottoposto alle domande dei giornalisti, nel momento in cui abbiamo avuto il microfono De Magistris non c'era più, quindi io l'ho fatta a De Laurentiis e De Laurentiis però mi ha risposto su questa domanda, sui tempi, e devo dire che la risposta mi ha tranquillizzato, sperando poi che il progetto parta e vada avanti in tempi rapidi e che soprattutto non comporti il rischio che tutti temiamo possa comportare, cioè del Napoli che debba andare a giocare chissà dove. Però sentirete da questo punto di vista la risposta di De Laurentiis nel blocco della seconda parte. Questo prima faremo vedere quello di stamattina e poi quello di ieri, tanto non ha importanza cronologicamente perché sono stati toccati argomenti diversi. Vediamo chi c'è in linea. Pronto, buonasera. Buonasera Paolo, sono Cammarota, il poeta. Oh, ciao, buonasera, ci siamo visti ieri Città della Scienza, tempi rapidissimi, quindi la poesia non me la puoi leggere, te lo dico, ti anticipo. No, io ti voglio solo salutare, io poi ho sentito la tua intervista ieri, sono entrato. Le domande fra me e De Laurentiis. Sì, ma mi è piaciuto proprio, l'hai Grazie. Preso proprio...
i facci, come si dice a Napoli. Ma guarda, io però devo dire che tu ora anticipi quello che la gente vedrà tra un attimo, però devo fare una premessa: in alcuni momenti qualcuno potrà intendere male e sembrare che ci sia stato uno scontro tra me e De Laurentiis. Oggi siamo stati un quarto d'ora a parlare di altre cose, c'è un rapporto cordialissimo, ottimo, De Laurentiis risponde in quel modo, io mi reputo una persona abbastanza intelligente da capire il modo di fare di De Laurentiis, quindi io assolutamente accetto quel modo di fare, però replico, perché non sono uno che chiaramente rimane col microfono in mano bloccato, questo penso che si sappia, però tutti in un clima davvero di grande cordialità, voglio dirlo ora, lo dirò anche dopo che avete visto l'intervista, per evitare che qualcuno possa poi capire che chissà cosa sia successo, assolutamente niente, rapporto più che cordiale. No, ma mi piaciste, io stavo dietro proprio a tutto, mi mise bello seduto, ma mi sei piaciuto molto assai. Grazie, ti ringrazio molto. Io poi, comunque non lo sapevo, sennò io venivo pure a Castel Volturno stamattina, me lo potevi dire. Non lo sapevo. Non lo sapevo neanche tu. Che io lo sapevo, però io so che tu sei talmente ben informato che mi meraviglio che non lo sapevi. Ho visto molto per televisione, avete fatto una bella festa a Castel Volturno. Sì, però quella era solo per i giornalisti, sinceramente non so se c'era la possibilità di accedere, abbiamo fatto la festa, abbiamo degustato i prodotti tipici trentini che ci hanno offerto gli amici del Trentino che sono venuti a presentare il ritiro, questo è sì. Non immaginare chissà che festa, abbiamo assaggiato un po' di cosettine. No, volevo dire solo l'ultimo, ma quello là che stava vicino a De Laurentiis, sì. È un nuovo direttore. No, sono allora vicino a De Laurentiis oggi non c'erano nessun rappresentante del Napoli, alla sinistra di De Laurentiis era il sindaco e poi lo ascolterete, gli ho fatto una domanda, alla destra era il direttore marketing del Trentino, poi l'assessore allo sport, poi il responsabile dell'azienda soggiorno e turismo del Trentino, erano tutti insomma personaggi coinvolti nell'organizzazione del ritiro, ma non c'erano assolutamente nuovi ingressi nell'organigramma del Napoli. Non si parla di un nuovo direttore? No, questo non lo so, ma oggi non se ne è parlato proprio. Va bene, io ti ringrazio. Grazie a te. Perché hai detto che vai di fretta, che devi mandare, sì. Io me ne vado a gustare vicino alla TV. Grazie, la prossima volta che prendi la linea ti faccio leggere una delle tue splendide poesie. Ok, io ieri l'ho data tutta la sala là. Va bene, ciao. Ciao, ciao. Ciao. È un amico che conosco da tempo perché spesso abbiamo avuto modo di ascoltare anche qualche volta in dirette televisive le sue poesie che sono sempre molto divertenti e dedicate a Napoli. Stasera mi dispiace non avevo tempo ma sicuramente avremo modo anche di offrire spazio all'ottimo amico poeta tifoso. Vediamo chi c'è in linea con noi. Pronto? Buonasera. Ciao Paolo, sono Luca, buonasera. Allora ciao. Ti volevo chiedere rapidamente, sì, se Benitez, che dovrebbe essere probabile allenatore, poi praticamente chiede a De Laurentiis di far restare Cavani come diciamo come probabilità, come diciamo requisito fondamentale e poi diciamo volevo sapere se c'è la possibilità di prendere dei calciatori. Io venderei Cavani perché diciamo se c'è la possibilità prenderei dei calciatori tipo i Barbo, Muriel, Pjanic e Candreva a centrocampo, e lascio lo spazio agli altri e ti faccio rispondere. Grazie. Guarda, i nomi che hai fatto tu sono buoni, non so se saranno questi, ma sono dei papabili, diciamo. Per quanto riguarda invece Cavani, diciamo, come l'hai messa tu giù, come condizio sine qua non può metterla Benitez. Qualsiasi persona intelligente che sa di calcio sa di non poter porre come condizio sine qua non la permanenza di Cavani, per una ragione molto semplice, che c'è una clausola rescissoria e che c'è probabilmente anche una volontà del calciatore stesso di accettare un certo tipo di offerte che starebbero arrivando. Detto questo, Benitez ovviamente dirà: presidente, se possiamo facciamo di tutto per tenerlo, però non Benitez o chi per lui, ma su questo terreno troverà un partner forte in De Laurentiis, che anche lui spera che poi questa grande offerta che Cavani accetterebbe, alla quale il Napoli non potrebbe opporsi, non arrivi mai, perché questo lo spera in primis De Laurentiis. Oggi è stato chiaro, vediamo, Dzeko è un giocatore che ci piace, ma se Cavani resta, Dzeko non ci serve, stiamo con Cavani. Quindi mi sembra abbastanza chiaro il progetto del Napoli. Cavani cerchiamo di tenerlo, ma se va via non credo che il Napoli si accontenterà del primo che passa, ma lo sostituirà con un giocatore di altissimo livello. Ora tutti mi porranno la domanda, ma di altissimo livello per quanto possa essere alto, non sarà alto quanto quello di Cavani. E ho capito, però purtroppo evidentemente poi bisognerà strutturare la squadra in un modo diverso, che i gol si possano fare con altri calciatori, che comunque alla fine quello che conta è che il prodotto che metterà in campo la squadra sia eccellente. Ora, se poi non avremo più il capocannoniere fantastico che è Cavani, ce ne faremo una ragione. Se il Napoli sarà primo e il miglior suo cannoniere avrà fatto 14 gol, non ci interesserà nulla che non ne avrà fatti 29, no? Penso su questo siamo tutti quanti d'accordo. Vediamo chi c'è in linea. Pronto, buonasera. Ciao Paolo, buonasera. Ciao. Antonello.
volevo dirti una cosa, ma solo un attimo su Mazzarri. Sì. È stato un grande allenatore, era un mazzarriano come te. Negli ultimi 15 giorni ha perso un po' di stile, bastava dirlo a qualificazione Champions che lui non sarebbe rimasto senza portarci in canzone per 15 giorni. Ho la tua stessa idea, proprio diciamo spaccata parola dopo parola, proprio uguale. Per quanto riguarda il futuro, volevo dire che Benitez, secondo me, è un segnale. Cioè, se arriva un allenatore come Benitez, significa che De Laurentiis si è reso conto di dover puntare a vincere a Napoli. Quindi perciò sono contentissimo, vedere se viene Benitez. Se non dovesse venire un allenatore del suo livello, Mancini, cioè gente che ha già vinto e ha esperienza. Hai ragione. Questo serve per Napoli. Ti ringrazio. Ciao, grazie, Paolo. Ti ringrazio, secondo me hai ragione filosoficamente parlando, come anch'io penso di aver ragione filosoficamente parlando, perché da un punto di vista tecnico l'allenatore più grande può venire e fare male, l'allenatore più improvvisato, non dico più scarso, ma meno di nome, può venire e fare benissimo. Il calcio non è una scienza esatta, può succedere di tutto. Però la filosofia di De Laurentiis di dire non posso rischiare, fatti tutti i sondaggi, devo affidarmi a uno che mi dà complete garanzie, sarebbe un segnale di cosa? Che comunque poi può andare male, perché nel calcio qualche volta ti può andare male, ma comunque il livello del Napoli è di puntare molto in alto, dal nome dell'allenatore e ovviamente poi a catena i nomi dei vari giocatori. Quindi da questo punto di vista anch'io mi sentirei garantito, però non perché il Napoli poi arriva Benitez e vince il prossimo campionato, mi sentirei garantito come segnale, come dicevi anche tu, per il progetto. Cioè il progetto è di altissimo livello, arrivano allenatori e calciatori di primissimo piano. Anche oggi, parlando dei giovani della Lorenzo, ha detto giovani sì, ma giovani già pronti, mica il giovane scommessa. Quindi mi sembra che questo salto in avanti nelle parole di De Laurentiis ci sia stato. Ora vediamo il nome dell'allenatore, vediamo il nome dei giocatori, però nelle parole c'è stato, e di solito dalle parole programmatiche ai fatti la differenza non è stata tanta, nel senso che De Laurentiis non ha mai promesso Messi e poi ha preso Mascara, con tutto l'affetto per Mascara. E si è mantenuto sempre su un certo tipo di promesse, e ora se ne sta facendo qualcuna un po' più forte, mi sembra di poter dire di aver captato questo, evidentemente sa di volerlo e poterlo fare. Telefonata e poi ci fermiamo per andare ad ascoltare De Laurentiis di stamattina. Vediamo chi c'è in linea. Pronto, buonasera. Sono Michele da Portici, buonasera. Velocissimamente dico due cose. Sì. Cioè, in effetti, io vorrei sapere che ne dici di se il ritorno di Cicarini, che è metà del nostro ancora. Ah, sì, è interessante questa domanda, perché oggi proprio ho raccolto informazioni. Perché non c'è più Mazzarri, diciamo. Sì, però il Napoli, dovendo trattare con l'Atalanta per Cicarini, potrebbe invece di prendere Cicarini, perché forse il Napoli lì si sente abbastanza coperto, se il resta c'è Gemaili, c'è Amsi che può giocare lì, c'è Berami, ovviamente potrebbe arrivare un altro centrocampista. Più che far sì che torni Cicarini, che potrebbe anche essere un'opzione, il Napoli potrebbe prendere Bonaventura, che è un giocatore molto interessante. Molto interessante, se il Napoli, come potrebbe essere possibile, poi ho fatto proprio la domanda su questo, tra poco ascolterete De Laurentiis, dovesse passare al 4-2-3-1, allora un giocatore come Bonaventura potrebbe essere davvero utile, secondo me, al Napoli. Un giocatore poi molto bravo. Velocissimamente, per me, io ti parlo velocissimamente. Cioè, in effetti, il Napoli, secondo le statistiche di fine campionato che ho guardato nella classifica, è il primo come attacco, sì, come gol segnati, e non è il primo nella difesa. Quindi, secondo me, se restasse Cavani, cosa che è difficile, io prenderei 5 buoni difensori e centrocampisti, fra difensori e centrocampisti. Va bene, ti ringrazio. E poi, ultimamente, che ne pensi di Fazzini, casomai, al posto di... del nostro grande Cavani? Io conosco i calciatori, che io vedo la televisione continuamente per i calciatori, e penso che Fazzini, come tagli che tiene in aria, è molto simile a Cavani. Va bene, poi va bene. Mi sbaglierò. Ciao. No, ti ringrazio. Tutto possibile, è un buon giocatore, i gol li fa, certo non fa quello che fa Cavani, però i gol li ha sempre fatti. Andiamo ad ascoltare ora De Laurentiis di stamattina, poi la commentiamo insieme. All'amico che sta chiamando ora dico di avere un po' di pazienza, perché ci vorrà un po' di tempo a questo punto per poi intervenire di nuovo in diretta. De Laurentiis. La caratteristica principale del nuovo allenatore che verrà è che deve nutrire un profondo amore per la napoletanità, se no non andremo d'accordo mai. Questo per me è fondamentale, perché se ho deciso di starci io a Napoli, avere degli ospiti che fanno gli ospiti invece che radicarsi sul territorio e cominciare a parlare anche in napoletano non ci sta bene a noi.
Quando credi che sia il caso che dobbiamo dare un'occhiata per sapere chi sarà il nuovo allenatore? E soprattutto tu parlavi di napoletanità e di eventualmente dialetto. Uno che parla quattro lingue già fa più, gli viene più facile impararne la quinta, no? Certo, perché diventa poliglotta. Lo è già. Lo è già. No, se ci aggiungiamo pure il napoletano. Siamo a cinque, insomma. Quando vado a leggere tweet? Ma guarda, io domani mi trasferisco a Londra. Non rientro più in Italia prima del 15 di giugno, come avevo più volte annunciato, anzi nemmeno il 15, perché il 15 prendo l'aereo da Los Angeles, quindi atterrerò il 16, che credo essere una domenica. Il 17 sono a tutti gli effetti rimpista sul territorio italiano, sia per quanto riguarda il calcio che per quanto riguarda il cinema italiano, che quello americano lo vado adesso a iniziare giù, perché è arrivato il momento di ritornarci. Per quanto riguarda il calcio, io ho seminato, sono mesi che sto seminando, perché chiaramente qualcuno di voi ha scritto che gli avevo rinnovato il contratto per un anno, in realtà il contratto gliel'avevo rinnovato per due anni, quindi poiché rinnovarglielo per due anni era già stato faticoso, io sapevo molto bene che lui se ne sarebbe voluto andare. E quindi, perché io sono uno che credo di saper ben programmare, da subito ho cominciato a guardarmi intorno e a verificare, a studiare, e studiavo anche le partite, perché per vedere se c'era qualcuno che cresceva o qualcuno che decresceva. E quindi me ne sono intervistati parecchi, anche per vedere se poi convivere sotto lo stesso tetto fa simpatia o fa antipatia, perché se fa simpatia forse si lavora meglio, o basta uno sguardo per capirsi, come di solito avviene nei miei territori abituali. Non che con Mazzarri non ci si capisse al volo, ci si capiva molto bene, difatti parlavamo poco perché bastava uno sguardo per intenderci. Poi ognuno di noi vive e convive con le proprie convinzioni. Voi avete detto delle cose delle volte non esatte al 100%, perché non è che io voglio fare una squadra di giovani, che non vuol dire nulla, perché non voglio prendere una squadra di giovani da far crescere e da rivendere, perché quello avrebbe quella, diciamo, quella finalità. Allora uno dice: io lo voglio fare per farli diventare forti nel Napoli, poi li vendo ogni tre anni, eccetera. Perché Balotelli, seppur non risolutivo, perché non mi pare che abbia risolto i problemi del Milan con la sua venuta, forse avrebbe avuto più problemi non venendo, ma non è detto che un altro al posto suo non avrebbe fatto uguale, meglio o peggio. Questa è la vita. Però voglio dire, Balotelli è quello che è da sempre, al di là poi del carattere, che può incidere sulla resa, e quindi più passano gli anni e più uno prende il buono e meno la patata bollente. Però voglio dire, se io ti parlo di uno che ha 21 anni, e poi voglio dire, se la mela lo metti in mano a Mazzarri al primo anno a Roma, o se fosse venuto a Napoli, se lo fai giocare, che problema è? Se lo fai giocare, la mela è la mela. Se lo metti in mano a due allenatori che non hanno portato la Roma dove avrebbero voluto Baldini e Sabatini, il discorso allora è diverso. È chiaro il ragionamento? Quindi quando io parlo di giovani non da far crescere, da giovani che già sono pronti per l'uso. Buongiorno a tutti, una domanda per il direttore, una per il presidente. Al direttore, che ospita
non solo il Napoli ma anche l'Inter e il Bayern. Voglio chiedere però a lui, anche sindaco e quelli che hanno vissuto questo arrivo, questa invasione molto bella, calorosa e colorata dei tifosi napoletani, è un qualcosa di particolare, di diverso e di non riconducibile a tutti gli altri ritiri pure molto ben organizzati da voi? Ci dovete preparare qualche cosa di particolare per accogliere il popolo napoletano? Faccio anche quello al Presidente, poi mi risponde, non so se lei o il Sindaco. Al Presidente, penso, Presidente, siano maturi i tempi per farti una domanda di carattere tattico, perché tu ieri ci dicevi che 9 anni fa non sapevi cosa fosse un 4-4-2, oggi invece hai fatto una profonda full immersion nel calcio e quindi sicuramente sei in grado di dirmi una cosa. Il Napoli ha fatto molto bene l'anno scorso proprio lavorando straordinariamente in ritiro, quindi il ritiro è fondamentale per l'aspetto tattico. Il Napoli ha lavorato bene quest'anno anche con cambi di modulo durante la partita, l'avrei visto, quindi non c'è più quella necessità di dire è una squadra abituata a giocare a tre. Nella scelta del nuovo allenatore questo è un elemento che tieni presente, che questa è una squadra che comunque è partita sempre a tre, oppure non è proprio tenuto in considerazione perché hai notato stesso tu questa evoluzione, questa apertura della squadra a poter giocare in più soluzioni? Non mi lascio condizionare, se lo vuoi sapere, dal modulo che noi abbiamo o che potremmo giocare, perché ne abbiamo interpretati vari, dal fatto del nuovo allenatore. Il nuovo allenatore mi deve convincere per le palle che c'ha, e le palle sono rotonde, quindi la circolarità del convincimento deve essere totale. Chiaro il ragionamento? Diciamo che il matrimonio... Ecco, scusiamo, il sindaco l'ho ascoltato, il sindaco di Di Maro, ottima persona, lo ascolterete nell'edizione, nella replica del TG. Qui dobbiamo chiudere la prima parte, poi qualche telefonata e poi andiamo con la seconda parte di Lorenzo. Volevo commentare solamente questa risposta perché insomma il mio giro largo era per arrivare a una conclusione. Molti avevano detto il Napoli farà di tutto per prendere Guidolin o allenatori che continueranno sul credo tattico di Mazzarri. È arrivata la smentita, quindi porte aperte a Benitez ma anche ad altre soluzioni, cioè di allenatori che giocano 4-2-3-1, 4-3-3, insomma non più ancorati a questa vecchia idea che questa squadra, soprattutto per l'abitudine a Mazzarri e soprattutto e anche per l'organico e le caratteristiche dei giocatori che ha in organico, possa giocare solamente un 3-4-1-2, un 3-5-2. Ecco, questo è stato smentito ufficialmente da questa risposta di De Laurentiis. Mi sembrava un altro elemento da dover apportare per conservare l'idea che quella mia di oggi, poi la possiamo cambiare tutti perché tutto è in evoluzione, che Benitez sarà il prossimo allenatore del Napoli. Non mi sbilancio mai, mi sento quasi sicuro di poter dire questo, poi le sorprese possono essere dietro l'angolo perché, come si dice, non c'è nero su bianco. Ci troviamo tra pochissimo dopo un attimo di pubblicità. Eccoci qui, stiamo andando veloci perché poi non è andato velocissimo, De Laurentiis ha parlato tanto e quindi per mandare tutti in onda, ma ci sono tanti spunti interessanti, quindi non potevo esimermi dal mandare in onda questi due momenti di domande mie a De Laurentiis. Ascolterete poi tra un attimo quello che è successo ieri, però telefonata o telefonate, massimo una, due, velocissime. Okay, ciao, buonasera. Ciao, sono Marco da Napoli. Paolo. Ciao, buonasera a te. La prima cosa sul Presidente, qua parecchia gente secondo me non capisce nulla sul Presidente. Noi abbiamo una persona veramente che ha gli attributi e lo sta dimostrando come evento e come non mai. Perché alla fine tutti quanti dicono il Presidente caccia i soldi. Noi, lui ha cominciato con 50 euro, è tutto ricapitalizzato, adesso c'ha una squadra che vale 300 milioni di euro su per giù, ok? Quindi non è che ha preso i soldi dal bilancio del Napoli e l'ha messi nella Film Lauro. Tutti quanti credono che in pratica ti prende i soldi e dal Napoli faccia i film, che poi lui fa film di un tenore abbastanza alto che non sono i soliti cinepanettoni. Seconda cosa su Zuniga. Allora, noi secondo me dobbiamo spendere qualcosa per Zuniga, perché darlo proprio alla Juventus, col gioco che fa Conte sulle fasce, secondo me significa andare a rinforzare ancora di più alla Juve, perché la Juve... Il Cestaino ormai è cotto, è poco cotto il Cestaino. E lo girano probabilmente al Real per arrivare a Higuain. Esatto, esatto. E Zuniga, tutti quanti, molti non hanno mai apprezzato, non hanno mai capito Zuniga chi era. No. Molte persone non hanno mai capito Zuniga. È una persona veramente molto seria, è un grande giocatore e che ti può fare destra, sinistra e centrocampo. Oggi come oggi un giocatore del genere, sinceramente, ma non solo lui, io dico anche Berami, aumentare l'ingaggio perché certi giocatori vanno tenuti. Ok, se tu mi vai a comprare il giocatore e mi spendi tutto, che devi rientrare in un'ottica... Tu hai il migliore nel ruolo. Esatto, esatto. Nella migliore delle ipotesi avrai il secondo migliore. Sono d'accordissimo, non d'accordo. Esatto. Grazie. Okay, grazie, ciao. Sono veramente, mi sembra, l'ho detto già una volta, può sembrare una follia quando uno dice più importante tenere Zuniga che Cavani, può sembrare una follia, io voglio far capire il senso di questa affermazione, spero di riuscirci in pochi secondi. Cavani è fenomenale, lo terrei qui per tutta la vita, per carità,
però un attaccante che segna, oppure un attaccante che non segna quanto Cavani, ma che si sviluppa il gioco in una maniera tale che comunque il Napoli continui a segnare lo stesso più degli avversari, che è quello che conta, si può organizzare, si può trovare una soluzione del genere calcio. Molto difficile, ma si può trovare. Incominciare a perdere un esterno, che come ha detto un amico da casa, può giocare da un lato, dall'altro, ad altissimi livelli, sempre. Voglio sapere chi, come al solito dico, voglio sapere chi viene, ma deve venire uno bravo, bravo, bravo per essere in grado di dire di non rover rimpiangere questo mancato prolungamento a Zuniga. E poi veramente aggiungo anch'io che se proprio deve andare via, ma non alla Juve, ma non per un fatto di maglia, ma proprio per un fatto, come diceva molto pragmaticamente l'amico da casa, per non rinforzare ulteriormente una squadra che già comunque è forte. Vediamo chi c'è in linea. Pronto, buonasera. Buonasera Paolo, sono Salvatore da Ponticelli. Ciao, buonasera a te. Senti Paolo, solo due domande voglio dire. Secondo te Benitez è quasi fatta? O... Guarda, non lo so se vogliamo usare quasi, possiamo dire quasi, però diciamo che è largamente quella più impostata, più avanzata. Le altre sono veramente telefonate, sondaggi, incontri. Qui è una bella cosa avanzata, si sono messi a tavolino, hanno detto faremo questo, questo e questo, lui ha detto io vorrò questo, questo e questo, cioè si sono portati molto avanti col lavoro, quindi potrebbe mancare davvero solo ok da tutte e due le parti, firme e chiusura. No, perché la mia paura è che poi viene Allegri, perché a me Allegri non mi piace. A me non sarebbe proprio una grande paura, perché Allegri a miei occhi si è rivalutato con l'ultima stagione, perché con una squadra che gli hanno smantellato secondo me ha fatto bene. Però voglio anche aggiungere, non per fare polemica tutte le puntate, che se non aveva gli arbitraggi che ha avuto probabilmente non so se ce la faceva nemmeno il buon Allegri. Però guarda Paolo, a noi napoletani Allegri è un po' antipatico. Lo so, vabbè, perché quelli là che hanno messo la loro faccia con certi club a noi napoletani non vanno giù, questo è vero. E poi un'altra cosa che me ne vado, Paolo, ma secondo te Dzeko può sostituire Cavani? Perché secondo me in Italia Dzeko... No, è diverso. Dzeko è una belva, è un giocatore non male tecnico, però è uno di testa fa più gol di Cavani, sotto porta fa più gol, però non c'ha quell'imprevedibilità, quella velocità, quell'esplosività, quel modo di arrivare da tutte le parti che ha Cavani. Cavani è un giocatore unico, quindi non puoi trovare il sostituto di Cavani. Devi trovare un attaccante che segna in un modo diverso, e Dzeko è uno che segna. Se la squadra funziona, però il campionato italiano è diverso. Se la squadra funziona è uno che la butta dentro a prescindere dal campionato, perché uno che non è che ha bisogno poi di andarselo a inventare lui il gol, è uno che sta lì e quando arriva il pallone giusto, poi a volte è molto utile nelle spizzicate, perché 1,92, 1,93, a me piace molto come calciatore. Certo non sarà quello che ti farà entusiasmare come ci ha fatto entusiasmare Cavani, però se a fine anno ti porta un bottino di 20 e col suo fisico fa sì che anche chi gli sta attorno vada in doppia cifra, i conti torneranno. Però mi sembra una proiezione ancora lontana, così giusto per parlarne. Ti saluto. Ok, ciao Paolo, grazie. Ci fermiamo un attimo con le telefonate, direi andiamo ad ascoltare questo momento Città della Scienza, le mie domande, le risposte di De Laurentiis, le mie repliche, le domande risposte di De Laurentiis, la mia controlepica, la controrisposta di De Laurentiis. Andiamo a vedere. Hai parlato di una rosa di 15 di persone consultate. A questo punto ti chiedo se la rosa si è ristretta, a quante persone, se c'è uno, Benitez, semmai, che è un po' più avanti degli altri. A suo tempo saprete le mie decisioni. Allora avete questa mania tutta calcistica di rompere i coglioni, tra virgolette. Che non si sono sa. Sono i tifosi che ce lo chiedono, i tifosi. No, ma vabbè, i tifosi. Noi a nostra volta subiamo la pressione dei tifosi che vuole rispondere. Scusato, perché il tifoso ha proprio questa mentalità ossessiva, giusta, se no non saresti tifoso, no? Cioè il tifoso non deve razionalizzare, il tifoso ci mette solo il cuore, non ci mette il cervello, se no che tifoso è? Ma tu, figlio mio, devo essere devi tramite, dividere tra, sei un giornalista, quindi non devi appartenere al giornalismo semplificato. Tramite per il tifoso. Fate invece un bel... Voi avete semplificato, Mazzarri è andato via, adesso Cavani andrà via, cioè sono tutte cose di una ovvietà ripetitiva, sconcertante. Invece voi dovreste scrivere di calcio in maniera dirompente, perché nelle vostre mani c'è anche la interazione che passa tra voi e tutti quelli che operano, compresi i tifosi, nel calcio.
Però io quando leggo i giornali, anche stamattina in treno c'avevo il Mattino di Napoli, Corriere dello Sport e Gazzetta, ci ho messo, dico ammazza come sei diventato bravo, un minuto e mezzo per leggere tutti e tre. Dico, vabbè, questa è una cagata la sua, questa è una cagata la sua, questa è una cazzata la sua, questo ho già letto, questa è una stronzata. Ma dico, ma come si fa? Cioè, se io fossi un editore, ma io licenzierei tutti quanti. Dico, ma non se ne può più. Anche le trasmissioni televisive sono diventate tutte prevedibili. Io già so quelli che prendono il gettone che domanda faranno, come si incazzeranno, con chi si inquieteranno, cosa diranno. Io so tutto. Difatti ormai non la guardo manco più la televisione. Dice, ma come, tu non hai visto? No, non l'ho vista. Che hai visto? Bellissimo film. Ho visto un film che vi consiglio a tutti quanti. Non mi ricordo nemmeno il titolo. Però gli attori? Amore a 20 anni, una cosa del genere, meno 20 anni, meno 20 anni, una storia tra una donna di 38 anni e un ragazzo di 20 anni a Parigi, fantastico, andatelo a vedere e passate anche un po', perché quello vi serve per rigenerare il cervello, se no tu sei ormai obnubilato da sto calcio e non capisci più niente, mi fai sempre le stesse domande, arrivo allo stadio e mi fai la stessa domanda, vengo qui e mi fai la stessa domanda. Però dobbiamo fare dibattito, perché così che io sto in noia. No, se no sto in difficoltà così. Allora a questo punto mi prendo da solo la possibilità di farne un'altra. Innanzitutto faccio una precisazione, la mia non fa parte, non so se l'hai mai vista, di quelle trasmissioni dove ci sono quelli con i gettoni, ma la mia è una trasmissione, mi dispiace dover parlare di me, ma mi costringi, filo diretto con i tifosi, quindi io non faccio altro che prendere quelle che sono le esigenze, le volontà dei tifosi e riportarle a tutti. Allora io col tifoso, guarda, poi... io, senti, con il tifoso, non sono Balotelli. Per sfortuna o per fortuna, con tutto il rispetto che ho per lui, che è un grande calciatore, a me mi sta anche molto simpatico come uomo. Lui è arrivato a 300.000, io sono arrivato soltanto 50.000. A 50.000, scusa se poco per un presidente, no? Allora io mi interrelaziono quotidianamente, many times. Okay, noi che facciamo? Ci ritiriamo? Facciamo con... No, allora non è che io non ho rispetto per i tifosi, perché se non avessi rispetto con i tifosi l'avrei chiuso. Invece io sono sempre relazionato, sintonizzato, sento i loro umori e ti dico che il tifoso ha un suo linguaggio, ha un suo pensiero, ha una sua filosofia. E conosco da 25 anni facendo... Oh, lavoro, eh. Ma tu non puoi però non condividere con me che io non vedo mai una innovazione sui giornali, per cui se io leggo la Gazzetta o leggo il Corriere dello Sport o leggo il Mattino di Napoli o leggo il Messaggero piuttosto che la Stampa, parlo dello sport o il Corriere del Mezzogiorno, ma non rispondo leggo di quello le stesse che scrivono cose. I colleghi, io parlo di me, Canale 8, Paolo Del Genio. Vabbè, quindi non rispondo di la verrò a trovare a Canale 8 con grande piacere, la così domanda la faremo una trasmissione o Tazziti o Tabotto, siamo su Canale 8. No, una domanda la devo fare perché mi hai chiesto la domanda sullo stadio. No, ma non è domanda, è chiarimento. La domanda sullo stadio faccio. Quali sono i tempi? Quali sono i tempi? Perché tutti ci stiamo preoccupando. Ma perché non l'hai chiesto al sindaco? Io guarda, perché mi hai visto la possibilità di poterlo chiedere al sindaco? Il sindaco c'ha Auricchio. E la tu sai che Auricchio è un provolone fantastico, dolce e piccante. E quindi Auricchio è dolce e piccante perché si picca di essere sempre sul pezzo. Poi ha la dolcezza di dirti, sono disarmato Aurelio, abbiamo una giunta e un consiglio comunale che non ci segue, e io che devo fare? Io ascolto. Poi a un certo punto, ve l'ho già anticipato, vado a Los Angeles, inizio un film e qui non ci torno più, perché ho detto, io ho dato tutto me stesso per 10 anni, ci ho rimesso forse un paio di miliardi di dollari, perché se avessi fatto dei film là avrebbero fatturato diversamente da quello che ho fatturato con la Filmauro, facendo anche dei grandi successi italiani, ma dedicati al territorio italiano. Voi sapete che la pirateria online in questo paese, in Francia l'hanno coperta e protetta, in questo paese siamo alla mercé di tutti, hanno detto che siamo peggio della Cina, siamo l'ultimo paese. Adesso ci sono le varie vendite a Cannes durante il festival, ci sono tutte le major company. L'Italia, che era considerata il 7% del mondo, non è nemmeno lo 0,50.
Allora voglio dire, di che dobbiamo parlare? Io ci sto con la fede, ci ho messo i miei soldi, ci ho messo il mio impegno, perché anche non aver prodotto tutti questi film significa aver rinunciato a dare ai miei figli una prospettiva sul territorio americano, dove ho una casa, dove ho una continuità di famiglia, dove avevo dei rapporti e avevo degli impegni. Adesso io cerco di essere capace di stare con un piede a Napoli, un piede a Londra e un piede a Los Angeles. Se però le cose non sono possibili perché chi deve fare il proprio dovere qui non è messo nelle condizioni di farlo, perché per mettere a norma questo stadio ci potevano pensare in questi ultimi 2 anni, noi gliel'abbiamo sottolineato in tutti i modi, con dolcezza e con fermezza. Adesso tempo scaduto. Tempo scaduto. Io sono convinto che entro il 30 giugno non capiterà nulla. Quindi sono estremamente preoccupato, ma estremamente, davvero tifoso questa volta. Quindi Presidente, immagina la preoccupazione per il 30 giugno non potrà succedere nulla, si rischia, figuriamoci se si deve fare un nuovo, no fammi questa la domanda, la voglio fare precisa, se si deve fare questo nuovo stadio del quale avete parlato tu e De Magistris, il Napoli dove gioca per tutto il periodo che non c'è più il San Paolo e c'è il nuovo San Paolo? Ma questo lo devo domandare a te, a parte il fatto che il nuovo stadio si fa mentre si gioca, perché oggi, tesoro mio, io che ho fatto costruzioni in tutto il mondo molto complesse e complicate, di carattere cinematografico, e ti assicuro che quando tu in cinema devi fare una costruzione che sopravviva solo quel tanto, che ti permetta di fare scene anche di battaglie o quant'altro, garantendo la salute pubblica a chi vi partecipa, e poi dalle spas de amattenze è tutto distrutto, noi non ci fermiamo davanti a nulla. Quindi io posso preparare uno stadio fuori opera, montarlo in 2 estati, una prima parte durante i 90 giorni di fermo, una seconda parte, poi chiaramente tutti i servizi annessi e connessi, ma io saprò che voi verrete allo stadio e direte: ah, ma non è bello e funzionale come quello londinese di Wembley. E io a quel punto vi risponderò: e non ci avete dato il tempo, perché per fare queste cose ci vorranno dai 3 ai 4 anni. È chiaro il ragionamento? Però quando io vado a mangiare al San Paolo non faccio mangiare solo i miei ospiti, mangio anche io, perché il signor Formisano ha organizzato una cucina da campo che segue anche i giocatori quando vanno in trasferimento su dei camion, per fargli la pasta al dente, il pomodoro non acido, e io riesco, che assaggio tutto per vedere se stanno avvelenando i miei ospiti. Io stavo alla Roma, durante l'intervallo c'eri te, siamo usciti un attimo, ho detto: c'ho una fame. Eccoci qui. De Laurentiis ha spaziato su tanti argomenti, devo dire che De Laurentiis alla fine quasi quasi mi sembra di capire che poi possa apprezzare davvero una trasmissione, si è autoinvitato, lo aspettiamo, chiaramente, perché una trasmissione come questa, che è filo diretto, non è preordinato nulla e non gli piacciono i giornali, è quello che scrivono, e può avere anche ragione, non lo so, non gli piacciono le trasmissioni dove vanno a parlare i soliti con i soliti gettoni, la mia gli deve piacere perché è filo diretto con i tifosi, come fa lui con Twitter, quindi ho provato a spiegargliela, lui ovviamente vivendo poco a Napoli conosce me, ma forse non conosce bene, anzi forse non conosce proprio la mia trasmissione. Gliel'ho spiegato simpaticamente, è venuto fuori questo siparietto, questo dibattito, abbiamo pareggiato con gli applausi, non era facile perché De Laurentiis ha avuto un applauso, io ho avuto un applauso in una condizione oggettivamente di difficoltà da parte mia sulla tribunetta dei giornalisti laterale, mentre De Laurentiis era lì sul banco a dirigere le operazioni. Devo dire però, come ho detto in precedenza, lo ribadisco ora, non fatevi assolutamente fuorviare da questo modo di rispondere di De Laurentiis, perché io personalmente devo dire che ho un buon rapporto che è legato a pochi minuti di incontro e alle domande che si fanno, e il comportamento, bisogna capire come è fatto De Laurentiis e accettare questo comportamento. Io personalmente non sono permaloso, lo accetto, mi diverto anche, mi è piaciuto, ho potuto replicare in un clima di grande distensione, quindi io non ci vedo nulla di particolarmente negativo, non mi è piaciuta anzi questa cosa, spero si possano ripetere questi momenti simpatici con il Presidente, con il quale oggi mi sono intrattenuto a parlare 10 minuti anche di altre cose, non di calcio, sempre in una maniera molto cordiale. Chiudo la parentesi e andiamo con le telefonate fino a chiusura trasmissione, ma oramai mancano 6 minuti, quindi vediamo di accoglierne 2. Pronto, buonasera.
Buonasera Paolo, sono Sergio Dal Vovero. Ciao, buonasera a te. Volevo dire che forse il Presidente non ha sentito una delle più belle domande che hai fatto ultimamente, quella fatta a Mazzari, alla quale purtroppo non hai avuto risposta. Come fai a vedere giocare così bene questa squadra e non venire la voglia di continuare? Io penso che... Vabbè, però io su questo io ti ringrazio molto. Tu sei uno che mi segue con grande attenzione e c'è anche una stima reciproca, ci siamo conosciuti. Però al di là di questo, io dico che poi alla fine io non ha importanza quante persone o chi apprezza fino in fondo quello che io dico. Io dico e faccio il mio mestiere in questo modo. Se ci sono persone come te, come tanti altri che mi apprezzano, io sono perfettamente gratificato. Non è che la gratificazione è maggiore se ti apprezza il Presidente della Repubblica. Ogni persona che ti apprezza è un grande valore. Io collegavo un po' le due cose, perché volevo parlare un attimo solo di Mazzari, parlo stavolta, poi non ne parlo più, perché sennò dicono i mazzariani che fine hanno fatto. Io sono un mazzariano, la pagella per lui 9 più come allenatore da un po' di vista. Noi mazzariani non abbiamo elementi tecnico-tattici per cambiare idea, poi no. Se va all'Inter per 3 anni, finisce 14esimo, cambieremo idea. L'unica cosa è che lui ha detto capirete tutto. Io quello che ho capito per me è che secondo me lui si è iscritto, dai comportamenti che ha avuto piuttosto che da quello che ha detto, si è iscritto al club a cui appartiene Zeman, cioè di quelli che secondo me giocano per vincere ma non sono vincenti. Cioè io quello che ho capito al limite della psicanalisi è che secondo me Mazzari non vuole vincere, cioè c'è in testa a lui un obiettivo che è quello di... La paura di arrivare troppo in alto, paura di volare. Cioè voglio dire, lui adesso andrà probabilmente all'Inter, nono posto, sperando che lo porti al sesto, e ripetere ossessivamente per 4 anni come ha fatto qua. Cioè il paradosso è che se gli arrivava la telefonata, quello che stai dicendo tu, con un paradosso si potrebbe sintetizzare così, se telefonava contemporaneamente l'Inter e il Bayern Monaco, lui andava all'Inter. Sì, secondo me sì, per come ho capito io che hai fatto il suo carattere, secondo me sì. Due anni fa voleva andare alla Juventus che veniva da settimi posti. Giusto. Purtroppo per me caratterialmente si è dimostrato una vera frana. Ti ringrazio. Grazie a te. Ciao. Io l'ho detto subito, sai che anche la mia idea con una squadra che non perché era arrivata seconda, guarda, vado veramente oltre il risultato, perché Mazzari ci ha sempre invitato a non guardare solo il risultato. Io vado oltre il risultato. Io dico a Mazzari, per come giocava, grazie a te, il Napoli, io al posto tuo non me ne sarei mai andato. Se avevo costruito un giocattolo così ben costruito, io avevo fiducia nel mio lavoro e lo volevo vedere portato avanti. Questa è l'unica cosa che proprio la mia idea diverge completamente da quella di Mazza. Io che ho costruito un Napoli che gioca così bene, che arriva secondo, migliore attacco e tutte queste belle cose, io voglio vedere ancora come va. Vediamo chi c'è in linea. Pronto, buonasera. Buonasera Paolo, sono rapidissimamente Amedeo da Napoli. Ciao, buonasera, sei l'ultima telefonata della trasmissione. Ho visto l'intervista che hai fatto a De Laurentiis. Sì. E sinceramente sono rimasto io male per te. No, ma io non sono rimasto male invece, perché mi è piaciuta molto, io la vorrei rifare domani, perché noi poi facciamo oramai un giornalismo appiattito, domandina, ci addormentiamo, sempre le stesse risposte. Invece qualche momento di vivacità che rende bella la cosa televisiva è ottimo. Certo, se l'interlocutore De Laurentiis non era Paolo del genere, uno che si intimidiva, poverino, visto che l'interlocutore... Ero io, ho risposto e ci siamo divertiti, secondo me in un clima di grande cordialità, non fa niente, io non credo che una parola detta... A me non mi dispiace, sinceramente, mi fa piacere anzi. No, hai reagito bene, non ti sei scomposto, hai replicato, quindi... Con calma, con divertimento. Qualcun altro sicuramente si sarebbe pure un po' innervosito. Ti volevo dire questo rapidissimamente, Paolo, bando alle chiacchiere, qua il Presidente purtroppo sta parlando sempre di Cavani, in poche parole che andrà via, ma noi poi alla fin fine ci pigliamo dei calciatori tipo Zeko, tipo l'altro giocatore del Chelsea che hanno fatto le riserve. Se vogliamo dire la verità, sì, dici una cosa vera, cioè Dzeko, ti devo salutare, scusami, ti rispondo. Un grande Forza
Napoli, ciao. Speriamo bene, ciao. Ciao, grazie, che okay, manca un minuto. Guarda, è vero, Dzeko sì, Torres poi alla fine è diventato titolare, se ti riferisci credo a Torres, però Dzeko è una riserva, secondo me, mi permetto di dire, per carità, con tutta l'umiltà di questo mondo, per un errore di Mancini, che poi alla fine, quando metteva in campo Dzeko, Dzeko spesso gli risolveva le partite, perché invece Mancini ha impostato tutto sul gioco tecnico, palla a terra, e metteva Tevez, Aguero, Silva, Nastri, tutto bello da vedere, però a volte si concludeva poco. Quindi Dzeko probabilmente è uno che non ha sbagliato lui, ma è stata sbagliata la valutazione di Mancini dal punto di vista tattico e tecnico nei suoi confronti. Il giocatore la palla dentro la mette, poi vediamo se viene, perché abbiamo fatto puntate intere a parlare di Benitez, aspettiamo, io credo che venga se viene. Ora non facciamo puntate intere a parlare però, ed è un allenatore, ma dei giocatori non facciamoci puntate intere su, perché poi il percorso è molto più lungo per vedere se davvero verranno. Io vi saluto, ringrazio tutti, l'appuntamento è alle 23.20 per chi non ha seguito tutta questa puntata in diretta alle 8, alle 23.20 c'è la replica, c'è la prima parte, la seconda parte con De Laurentiis, quindi non ve la perdete, e domani sera alle 22.45 non solo su canale 8 ma su canale 8 e canale 9 anche con Carlo Alvino ovviamente c'è Attenti a Quei Due. Ci vediamo domani, un saluto da parte di Paolo Del Genio, buon proseguimento con le nostre trasmissioni.